Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album. È un album che vedrete, è molto semplice da fare, non è niente di complicato, però praticamente ho voluto fare una cosa del genere. Volevo farvi vedere, le carte che, ultimamente ho messo nel mio negozio e che non vi ho ancora presentato facendo un tutorial. Perché sinceramente non ne avevo avuto il tempo. E sembra assurdo perché in questo periodo sono a casa, perché come tutti non sto andando a lavorare, quindi di tempo ne ho più di prima, però in realtà l'ho sfruttato per imparare delle cose nuove, per fare delle cose nuove e quindi mi sono dedicata alla realizzazione di questi download digitali, che è una cosa che mi diverte moltissimo. Dal momento che io mi occupo anche di grafica nel mio lavoro che faccio in ufficio e quindi ho voluto provare ad unire un po' tutte e due le cose, cioè la mia passione e il mio lavoro e quindi mi sono un po', diciamo, buttata a fare questa cosa qui delle carte digitali. Però chiaramente ho tanto da imparare, ho ancora tanto da imparare, per quello vi dico che potete fare tutto quello che faccio io, provare, perché io sono la prima che tutti i giorni imparo delle cose nuove e quindi non vi preoccupate. E, per cui vi dicevo, appunto, ho sfruttato parte del mio tempo per fare questa cosa qui e quindi ho tralasciato un po' da far vedere come utilizzare le carte per fare determinati lavori. E quindi oggi ho fatto questo video proprio per quello. Tra l'altro, in questo video, oltre a farvi vedere come realizzare questo album, voglio fare un'altra cosa. Allora, visto che molti di voi mi chiedono che carta devo utilizzare per stampare, come devo stampare questi download, cose di questo tipo, oggi vi farò vedere, non con questo pacchetto digitale, ma con quello che ho utilizzato per fare fisicamente il lavoro e farvelo vedere. E vi farò vedere come le ho stampate, su che carta le ho stampate e vi farò vedere un pochino di differenze. Vi spiegherò un paio di cose in modo che non abbiate dubbi quando scaricate i download su come stamparli, perché ci sono, diciamo, varie possibilità ed è una cosa carina, è una cosa che appunto dà un valore aggiunto alle carte digitali perché ognuno se le può gestire, oltre a stampare tutte le volte che vuole, quindi avere la possibilità, come sto facendo io in questo periodo, di fare tanti lavori con le mie carte perché non finiscono mai, continuo a stampare. Però vi dà la possibilità, stampandoli in un determinato modo, di gestirvi anche un po' come volete le vostre carte, ma poi vi farò vedere nel dettaglio quello che vi sto dicendo. Allora, invece vi faccio vedere prima il lavoro finito che ho realizzato con questo pacchetto di carte che ho già usato in realtà per un lavoro, per fare il raccoglitore di fogli formato A4. Però in realtà in quel caso avevo veramente semplicemente tagliato le carte ed incollato su un lavoro molto grande e quindi in questo caso volevo farvi vedere un po' un modo un pochino più particolare per utilizzarle. Comunque vi faccio velocemente vedere il pacchetto che probabilmente vi avevo già fatto vedere nell'altro video. Comunque queste sono, vabbè, questo l'ho stampato due volte. Queste sono le basi delle carte, vedete, una, due, questa è una carta stropicciata con dei disegni. Qui abbiamo carta da musica. Tra l'altro, allora, vi dico anche magari come le ho fatte queste carte, perché mi è stato chiesto anche quello. Allora, le carte che ho fatto sono state fatte, tra l'altro, con metodi diversi, proprio perché sto sperimentando, sto provando, sto facendo un po' di tutto. E quindi sono diverse l'una dall'altra. Queste nello specifico, per esempio, sono state realizzate. Allora, la base della carta l'ho fatta con la gel press. Una tecnica particolare per stamparsi delle carte che non so se tutti la conoscete, magari potrei farvi vedere anche un video, magari poi farò un tutorial su come utilizzarla, anche se io sto imparando solo adesso, è una cosa abbastanza facile, ma non troppo, nel senso che se si vogliono fare delle cose molto belle non è facilissima, però io ci ho provato e ho creato le mie basi utilizzando proprio la gel press. Dopodiché ho timbrato, usato lo stencil, usato i pennelli per fare delle correzioni, delle aggiunte,
E poi ho utilizzato il programma di grafica per aggiungere ancora dei particolari di grafica. Quindi vedete che sono state usate tantissime tecniche per questo pacchetto nello specifico. Nel pacchetto c'è anche questo foglio che vi farò vedere come ho utilizzato all'interno del mio lavoro, perché ho fatto una cosina proprio per farvi vedere anche come usare dei fogli tipo questi, perché magari uno li vede e dice che cosa me ne faccio e non pensa, insomma, non gli viene subito in mente come utilizzarli. Quindi, il pacchetto che ho utilizzato per realizzare questo album è questo, e lo trovate nel mio negozio online, ma comunque poi nelle descrizioni, come sempre, vi lascerò tutti i particolari, tutti i link ai vari pacchetti, e così se vi interessa potete andare a curiosare. Questi sono i miei soliti fiori, che ormai questi avete visto su tutti invece praticamente i miei video, perché li metto dappertutto. Questo è il foglio, in questo momento non ho avuto il tempo di stamparne uno nuovo, perché vedete, questo qui è quello che ho già utilizzato per ritagliare dei fiori che ho utilizzato per questi lavori, però questo è il foglio di cui vi lascio sempre il link poi nella descrizione. Allora, l'album nello specifico è questo qui. Allora, quindi questo è il frontale, vedete? Qua ci sono i miei fiori e in questo album ho utilizzato anche un altro pacchetto che è quello delle etichette. Allora, adesso ve lo faccio vedere solo velocemente, ma poi questo è uno di quei pacchetti che ho anche utilizzato e ho stampato in vari modi, quindi poi ve lo farò vedere nello specifico. Invece adesso vi faccio vedere semplicemente il pacchetto che è formato da due fogli, dove ho fatto queste etichette. In questo caso stiamo parlando di tutto lavoro digitale, dove ho fatto queste etichette con delle frasi positive, delle parole che si possono utilizzare per abbellire album, junk journal o quello che preferite. Quindi questi sono i due fogli che fanno parte del pacchetto etichette, di cui lascerò sempre il link, ma poi dopo lo riprendo perché voglio farvi vedere un po' di cose. Allora, andiamo ad aprire il nostro album, che ho semplicemente chiuso con del nastro. Vedete, qui ho messo delle etichettine che ho semplicemente abbellito con delle paillette, niente di che. Allora, vediamo un attimino. Praticamente questo album è stato fatto con delle buste che vengono realizzate utilizzando ogni busta un foglio del pacchetto digitale, quindi è una cosa veramente veloce. Qui nel laterale ho inserito semplicemente una tasca e queste sono due bustine che trovate nel pacchetto. Adesso non ho stampato il foglio dove si fa vedere dove ci sono le bustine, ma sono due bustine che praticamente sono semplicemente da ritagliare e da incollare. E avete le bustine già pronte. Io ne ho preparate due che ho messo qui per farvi vedere il risultato finito. Tra l'altro vedete che sono diverse come tipo di bustine, stessa dimensione ma con forma diversa. Quindi, allora, l'album è formato praticamente da queste tre buste, una, 2 e 3, tutte uguali, che ho ricavato dai miei fogli. Quindi ho usato questo foglio, nello specifico vi faccio vedere, ho usato questo foglio per fare questa bustina, questo foglio per fare questa bustina e questo foglio per fare la terza bustina. Mentre per fare diciamo, la copertina, ho praticamente stampato un foglio con un tipo di, quindi con questo disegno da un lato e con questo disegno all'interno. Quindi ho fatto una stampa fronte e retro utilizzando due file. Ma quando realizzerò fisicamente l'album, vi faccio vedere come ho stampato l'altro pacchetto. Per quello vi dico, questo sarà un video dove, oltre a farvi vedere come fare questo album che è carino e semplice, vi faccio vedere un po' di cose così per darvi un'idea di come sfruttare le carte. Dopodiché, vedete, ho messo questo fiocchettino per chiudere la mia bustina. Ho utilizzato una delle etichette del pacchetto etichette, di queste, per fermare il mio nastro, in modo che quando vado ad aprire il nastro non vada in giro.
praticamente qua abbiamo delle bustine che ho fatto con anche uno spessore in modo che possano contenere qualcosa anche di corposo. Adesso in questo caso, per esempio, ho tagliato, giusto per anche qui farvi vedere, ho semplicemente fatto due tag dal mio disegno, le ho utilizzate tutte e quattro perché praticamente le ho ritagliate, incollate una sull'altra in modo da avere la tag fronte retro e non ho fatto nient'altro che mettere un pizzettino. Così avete un po' un'idea di come poterle utilizzare. Dopodiché qui basta che andiamo a fare il nostro fiocco, il nastro non si muove più e possiamo semplicemente chiudere. Adesso chiudo questo, gli altri ve li lascio aperti così facciamo più in fretta. Vedete? In questo modo è molto semplice. Allora, in questo caso ho usato un pezzettino della carta, sempre del pacchetto, per unire le buste l'una all'altra, ma nell'album che realizzerò invece voglio farvi vedere una cosina carina che ho pensato di fare per unire le buste, quindi non utilizzare più semplicemente questa striscia di carta, ma voglio utilizzare le etichette del pacchetto etichette, perché secondo me viene una cosa più originale e più carina, e così vi faccio vedere anche un modo diverso per utilizzare le etichette. Idem in questa busta, vediamo, non ricordo perché. Ah, eccolo qua, l'ho messo qui. In questa busta invece, anche qui ho sempre messo la mia etichetta, ho fatto un libricino. Era per spiegarvi come ho, per esempio, utilizzato queste carte. Allora, praticamente le ho semplicemente ritagliate e poi sono andata a le ho ritagliate, vedete? Le ho messe tutte insieme e ho fatto un librettino che non ho neanche incollato, neanche fermato con delle graffette o di cucitura. Ho semplicemente poi rilegato, diciamo, con del nastro con del filo da ricamo, proprio il classico filo per il punto croce o da ricamo. E quindi ho creato questo librettino. Allora, in questo caso dopo lo riprenderò perché vi voglio far vedere. Ho stampato il foglio, cioè che ho stampato, vedete, è stampato su un semplice foglio da fotocopie. E invece per fare questo lavoro qua si può anche stampare sulla carta quella che ho sempre fatto io, sporcata col tè. Quindi la carta che si usa per fare i junk journal, per fare questi librettini con l'effetto vintage. Se voi stampate su quel tipo di carta, dopo io l'ho fatto, quindi vi farò vedere la differenza. Praticamente quando voi andate a stampare un foglio come questo, all'interno, io l'ho fatto apposta così per farvi vedere la differenza, ma poi dopo vi farò vedere nel particolare, all'interno non sarà più bianco, che può anche andare bene, perché uno può avere anche delle parti bianche per scrivere, va bene. Però stampato sulla carta sporcata con il tè ha questo effetto vintage che secondo me è ancora più bello, quindi volevo farvi vedere la differenza, ve la farò poi vedere sull'altro foglio che ho stampato. Questo va anche bene, viene carino, però volendo si può fare anche in un altro modo. Quindi questo lo lascio fuori perché dopo mi servirà per farvi vedere la differenza. Quindi abbiamo la seconda busta e la terza busta, che all'interno di questa non c'è nulla, non mi sembra di aver fatto più niente, giusto per. Ok, no, infatti l'ho lasciata vuota. E questo è quanto. Quindi, allora, la copertina è anche fatta, come vi dicevo, da un foglio di carta, quindi molto 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 semplice, e poi l'ho decorata. Quindi vedrete che, come vi ho detto, non è per niente un lavoro complicato, però fa il suo effetto e rimane una cosa molto carina. Allora, adesso lo chiudo un attimino così, giusto per farvelo vedere di nuovo finito, che è più carino, guardate che carino. Quindi adesso andiamo a vedere come realizzarlo. Però per realizzare questo album io voglio utilizzare un altro pacchetto, perché non l'ho mai mai, cioè ce l'ho già nel negozio da un po'. E tra l'altro voglio ringraziare veramente le persone che
hanno comprato i miei pacchetti sulla fiducia, perché ci sono persone che hanno tutti i miei pacchetti, nonostante tutto io appunto non abbia magari ancora avuto il tempo di farvi vedere come ho utilizzato quello che per esempio andrò ad utilizzare adesso. Quindi vi ringrazio, perché questo per me è una cosa che mi rende molto felice, il fatto che vi siate fidati così di brutto e avete comprato il mio pacchetto senza neanche vedere come lo magari potevate utilizzare. Allora, il pacchetto in questione che vado ad usare per fare l'album che vi voglio far vedere è questo pacchetto qui. Nella descrizione chiaramente troverete anche il link per questo pacchetto. Allora, è formato da questi fogli. Ecco, in questo caso praticamente ho usato una tecnica diversa, cioè ho utilizzato innanzitutto delle basi digitali che sono andata a lavorare con il programma, e quindi ho fatto un lavoro anche su quello. Però praticamente per decorare queste basi ho utilizzato dei file che avevo scannerizzato, dove appunto avevo creato questi file scannerizzando dei centrini che ho fatto io, perché in un periodo della mia vita ho fatto anche centrini, le maglie ai ferri, non so se siete come me, ma ho fatto un po' di tutto, quindi ho avuto anche il periodo dei centrini, ricami e cose di questo tipo. Quindi adesso mi sta venendo tutto utile, perché cosa ho fatto? Ho scannerizzato tutto quello che potevo e l'ho utilizzato per abbellire queste carte. Quindi anche in questo caso ho fatto poi un lavoro di digitale, ma partendo diciamo da delle basi diverse. Quindi abbiamo questo foglio dove c'è una busta. Ecco, questa è la busta tipo quelle che vi ho fatto vedere prima, che non avevo stampato, ma questa basta ritagliarla, chiuderla ed è già bella che pronta, le tag e delle etichettine. E queste sono invece le carte. Allora, qui c'è un foglio che è questo, che adesso come vedete è già piegato, perché in realtà questo foglio qui, la mia idea, non la utilizzerò in questo lavoro, magari farò poi un junk dove farò vedere come avevo in mente di usarla, però praticamente basta piegarla a metà per avere già, vedete, una delle pagine su cui poter scrivere, quindi possono andare bene per riempire, per fare un libricino, per fare un junk. E mi piaceva l'idea di mettere al centro questo centrino rosa che viene poi sfumato sul bordo. Invece queste carte qui, allora vi faccio vedere, perché qui ho fatto un lavoro diverso. Allora, praticamente cosa ho fatto? Per realizzare queste carte, una, due, tre, e basta direi, sì, per realizzare queste carte. Allora, cosa ho fatto? Sono partita da un foglio A4 di carta normale, ho attaccato delle strisce, vedete, di libro, quindi ho incollato, proprio fatto del decoupage, ho attaccato libro, ho attaccato dei particolari di tovaglioli che avevo, di sempre con la colla decoupage, dei strappati, dei pezzettini di avanzi che avevo. E poi cosa ho fatto? Sono andata ad aggiungere graficamente, anzi ho dimenticato una cosa, e poi ho proprio disegnato, vedete? Questi sono disegni che ho fatto a mano con pennarelli, colori e tutto quello che mi è venuto in mente in quel momento. Poi ho anche messo in trasparenza dello stencil, sono delle semplici foglioline che ho sparso un po' dappertutto, e poi alla fine di tutto ciò anche qui sono andata ad aggiungere i file dei miei centrini che avevo scannerizzato, e quindi con il computer ho finito di fare il lavoro della carta, e quindi è venuto questo pacchetto che è completamente diverso dall'altro, come è stato ideato, però è stata un'altra cosa che ho fatto, che mi è piaciuta e che ho deciso di mettere poi in vendita nel mio negozio. Questo è un foglio molto semplice, perché a volte ci servono anche dei fogli semplici, giusto per non avere troppo, perché questo è un pacchetto molto ricco, quindi avevo bisogno di un qualcosa di molto semplice, anche questo abbastanza soft, in modo da poterlo poi abbinare con questi che sono decisamente più colorati. Allora, a proposito delle stampe, adesso vi spiego quello che vi volevo dire.
Allora, vi faccio vedere un po' di particolari. Dunque, questi fogli che vedete, io li ho stampati su una carta da 170 grammi ad alta risoluzione. Quindi, il risultato della mia stampa è questo. È molto bello perché questa carta è. Diciamo che già tutte le carte, quando hanno una grammatura un po' più spessa, comunque sono già delle carte che stampate sono più belle della classica carta che trovate da 80 grammi per la fotocopiatrice. E quindi voglio dire, l'effetto rimane decisamente più bello, a parte il fatto che è anche più corposo perché la carta è più spessa. Quindi sono state stampate così. Ma io cosa ho fatto? Ho stampato anche, vi faccio vedere. La stessa carta, se la trovo, perché me la sono preparata, anzi, no, perché me la sono preparata. Allora, ho stampato la carta, come vi dicevo, ho stampato, diciamo, i miei file digitali sulla carta che avevo sporcato con le bustine di tè. Quindi la carta che viene così, con questo effetto vintage, rimane anche un po' stropicciata perché chiaramente, essendo tutta bagnata dal caffè, quando si asciuga rimane in questo modo, che a me però piace tantissimo, perché a me piace proprio questo effetto. I Jan Journal mi piacciono molto, anche se io non ne faccio molti, però mi piacciono tantissimo. Infatti magari in qualche video prossimo ne farò uno, proprio perché lo voglio fare e poi lo voglio utilizzare magari per farvi vedere come applicare delle decorazioni che ogni tanto faccio. Mi piacciono tantissimo. Infatti, non so se avete notato, ma nei miei album ultimamente c'è sempre un po' questa tendenza al vintage, al junk journal, a questa carta un po' così, perché proprio mi piace l'effetto. E quindi anche le carte che sto facendo sono tutte un po' improntate su quello stile, perché è uno stile che mi piace. E quindi anche se magari faccio degli album di scrapbooking che sono diversi dai Jan Journal, anche se voglio provare a fare un po' il mix, hanno sempre un po' questa tendenza. Quindi vi dicevo, ho stampato i fogli su questa carta. Allora, guardate la differenza e guardate l'effetto. Allora, questo è lo stesso foglio che quindi è stato stampato sulla carta ad alta risoluzione e questo è invece il risultato stampato sulla carta da tè. Questo risultato qua per me è bellissimo, nel senso che per fare appunto pagine per poter scrivere, per poter decorare, cioè a me piace proprio questo effetto. E ho stampato, a parte questa, ne ho stampata anche, ho stampato ecco questa, proprio per farvi vedere come praticamente con un file stampato su carta diversa, voi avete, sembrano due carte diverse proprio, perché avete due effetti completamente diversi. Allora, guardate questo, che bello. Questo era stampato sulla carta bianca normale, questo stampato sulla carta sporcata con il tè. Quindi anche questo è perfetto, tagliato, fatto per creare dei libricini, per creare delle parti dove si può scrivere, con il pizzo che si intravede in maniera molto più leggera. Poi ho stampato ancora qualcos'altro da farvi vedere, mi sembra. Ecco, per esempio, guardate, anche questa, volevo farvi vedere la differenza. Questa è una carta che ho sporcato con del caffè, probabilmente con dentro anche con del tè, forse con del caffè solubile. Invece questa è sporcata solo con il tè. Del resto, le carte a seconda delle bustine di tè che usate, perché ho provato anche con le tisane, ho provato un po' di tutto, a seconda della quantità di bustine che mettete, comunque il colore viene diverso. Quindi guardate che differenza tra questa stampa e questa, che è venuta decisamente più chiara, perché la carta di base era diversa. Però se noi le mettiamo insieme e facciamo un lavoro magari facendo delle pagine di un junk, o di un libricino, quello che volete, sembrerebbero quasi diverse e fanno anche un gioco di tonalità di colore diverso che è molto bello. Ecco, poi ho stampato ancora questa che vi faccio vedere la differenza. Dunque, questa, allora guardate un po' questa differenza qua. Questa carta ad alta risoluzione, quindi c'è il disegno molto più evidente. Questa sulla carta sporcata dal tè, con un effetto molto più soft. Guardate che differenza. E idem per questa. Questa qui, che
la faccio vedere anche questa, ok. Questa molto un po' più fredda come colore, perché comunque lo sfondo è bianco, la carta è più spessa, e questa invece con un effetto molto più caldo. Questo era quello che vi volevo dire a proposito appunto delle stampe. Tra l'altro ho fatto anche un'altra prova che voglio farvi vedere, perché è molto molto importante. Allora, ho stampato la copertina dell'album che voglio fare adesso, l'ho stampata su un cartoncino più spesso, un cartoncino, cioè 200 grammi di grammatura, in modo da avere una consistenza maggiore, visto che deve essere la copertina del mio album. Cosa ho fatto? Ho stampato fronte e retro, cioè da un lato ho stampato questo file e dall'altro lato ho stampato questo file, in modo che quando io vado a creare la copertina è già pronta, perché ho un fronte retro, che è quello che poi avete sulle carte scrap che vengono comprati, gli album di carte, cioè non tutti, perché ci sono anche gli album quelli che da un lato hanno la carta bianca, ma diciamo che tutti gli album più belli di solito hanno il fronte retro, quindi avete la possibilità di utilizzarle da tutte e due le parti con stampe diverse. Questo è quello che potete fare anche voi con i vostri file digitali. Allora, cosa ho fatto? Vi volevo far vedere una prova che ho fatto. Allora, questa stampa, adesso io spero che tutto quello che dico si veda bene con la telecamera, ma spero di sì, è decisamente più chiara, proprio in maniera proprio evidente. Questo è lo stesso cartoncino. Questo cartoncino e questo sono identici. La stampa, il file è lo stesso. Cosa ho cambiato? Ho cambiato la risoluzione della stampante. Io stampo con una getto d'inchiostro da casa semplicissima. Praticamente questa è una stampa che ho fatto con risoluzione con carta comune. Questa è una stampa che è quella che io faccio praticamente sempre, a meno che non utilizzo veramente la carta da 80 grammi della fotocopiatrice, perché è troppo sottile, ma è stata fatta con la risoluzione per carta ad alta risoluzione, che è quella che è questa che ho utilizzato. Non è chiaramente la carta fotografica, perché ci sono le opzioni per carta fotografica lucida opaca, ma in questo caso io non ho usato carta fotografica, ma ho usato l'alta risoluzione ed è venuto questo risultato, che è decisamente più bello. Quindi vi ho fatto anche questa prova per farvi capire che quando voi stampate i file digitali, potrebbe essere che voi vedete sul monitor una cosa, la stampate e viene completamente diversa. Dite: oddio, cos'è successo? Mi hanno voluto dare dei file che non sono quelli. No, io c'è anche scritto nella descrizione del prodotto all'interno del negozio, la stampante fa la sua parte, nel senso che i colori possono differire leggermente da una stampa all'altra, proprio a seconda della stampa che si usa, però ci sono delle accortezze che fanno veramente la differenza. Quindi controllare di avere la risoluzione giusta per la carta giusta, utilizzare della carta piuttosto che altra fa la differenza. Quindi questo vi dà proprio la possibilità di fare tante prove e di vedere quella che meglio preferite per il lavoro che dovete fare in quel momento, perché vedete che se io stampo su questa carta da te, magari mi viene fuori un lavoro che ha un aspetto completamente diverso da quello che viene fuori stampando su della carta ad alta risoluzione. Infatti io il pacchetto, l'album che farò in questo momento, per farvi vedere come lo realizzo, lo farò proprio con la carta che ho stampato sulla carta, sul file che ho stampato sulla carta da te. Così vedrete la differenza tra i due album finiti, tra quello fatto con carta ad alta risoluzione e quello fatto su carta da 80 grammi per fotocopiatrice, però sporcato con il tè e con il caffè. Un'altra cosa che ho ancora fatto, che vi faccio vedere, e poi dopo passiamo a vedere come realizzare il tutto. Allora, ho stampato le etichette, queste le ho stampate, le etichette io generalmente le stampo sempre su carta un po' più spessa, perché è più bello che abbiano una certa consistenza. Quindi queste etichette sono state stampate sul cartoncino, che è una carta da 200 grammi, poi ce ne sono anche di più spesse, ma io ho utilizzato questa da 200 grammi, sempre con la stampa ad alta risoluzione, e il risultato è comunque molto bello. Però anche queste ho voluto provare a stamparle, e secondo me sono venute anche queste bellissime,
sulla carta sporcata con il tè. Guardate, l'effetto è vintage, un po' così tutto stropicciato, però quando le dobbiamo poi incollare nell'album giusto, nel posto giusto, sono veramente belle. E poi ho fatto ancora una prova che non è una prova che ho fatto, oggi non la utilizzerò perché in questo caso non mi serviva, però magari lo farò un'altra volta. Ho stampato le etichette anche su carta trasparente. Adesso ho bisogno di una base scura da mettere sotto per farvi vedere un po' l'effetto. Mi procuro solo un qualcosa perché adesso non ho niente. Cosa posso prendere per non andare in giro? Allora, proviamo un po'. Facciamo così. So che non va bene perché anche questo è tutto disegnato sotto, però per non interrompere il video, volevo solo farvi vedere l'effetto sulla carta trasparente. Quindi se noi sotto mettiamo una carta del colore giusto, un po' più scuro, viene un effetto molto molto particolare. Volevo provare ad utilizzarla in qualche modo, però non è oggi il caso. Magari in uno dei prossimi miei lavori se vedrò di farci qualcosa. Però vi volevo anche far vedere appunto il discorso stampa su carta trasparente. Questo vuol dire che tutti i file si possono provare a stampare su carta trasparente e vedere qual è l'effetto. Per esempio per fare delle tasche, si possono fare tante cose, poi magari in un altro lavoro farò qualcosa del genere. Però era proprio per farvi capire come un file digitale lo potete gestire veramente in tantissimi modi. E a seconda di quello che avete di bisogno lo potete usare come meglio preferite. Boh, spero di aver risposto a un po' di domande che mi erano state fatte, appunto a proposito della stampa, a proposito del come facevo, di come preparavo le carte che mi sono state fatte. E adesso bando le ciance, ci mettiamo al lavoro e vi faccio vedere come realizzare questo album che vedrete è molto molto semplice. Allora, tiriamo via, adesso qua ho fatto un macello. Dunque, vediamo un po' se trovo le cose poi che mi servono. Questo qua lo voglio. Ah, ecco, sì, eccoci qua. Volevo farvi, l'avevo lasciato fuori apposta proprio perché volevo farvi vedere. Come vi ho detto, questo libricino che avevo stampato, vedete che l'interno è bianco. Se io avessi fatto la stessa cosa con questo, l'interno non è più bianco, ma ha questo effetto vintage crema che a me piace di più. Nel senso che dà proprio più il senso di un foglio dove è bello scrivere e rimane più coerente con la parte dietro. Però è un modo come un altro appunto per utilizzare la carta. Questo per esempio che nasce per me, nasce proprio per fare libricini e cose di questo tipo, stampato così mi sembra l'ideale. Allora, vediamo come realizzare il nostro album. Allora, per realizzare la pagina apro l'album così vi faccio vedere, quindi andiamo a realizzare una pagina del nostro album, perché tanto vedete che sono tre pagine tutte uguali, quindi vi faccio vedere come realizzarne una. Come vi ho detto, dunque, ho utilizzato semplicemente una pagina delle mie stampe. Utilizziamo le stampe con la carta da tè e quindi cosa andiamo a fare? Allora, vado a togliere intanto il bordino che viene sulla stampante. Sì, lo tolgo bene però perché ne ho tolto solo un pezzo. Ok, va bene così. Facciamo anche da questo lato qui. Poi ci sono certe stampanti che stampano anche senza il bordo, quindi avete la stampa più grande senza il bordino bianco, ma non è il mio caso perché la mia non stampa così, quindi è una stampante abbastanza vecchia. Allora, da questo foglio praticamente vado a realizzare un rettangolo delle dimensioni di 26,5, quindi decido di tagliare qui, anzi, sì, taglio qui, 26,5 per 19. Ok. Quindi questa è la base per la mia
per la mia busta. Praticamente 26,5 x 19. Adesso cosa vado a fare? Vado a fare un piego, lo faccio direttamente con la mia taglierina multifunzioni, a 10,5. Quindi lo faccio dal rovescio, visto che poi dovrò piegare verso l'interno, quindi a 10,5 io vado a fare un piego così. Quindi piego il mio foglio in questo modo. Ora cosa vado a fare? Vado a fare il piego per la chiusura. Vado a farlo a 11, in modo da lasciare mezzo millimetro di gioco in più, per evitare che quando vado a piegare, adesso vi faccio vedere, io vado a piegare, ok, quindi così, per evitare che quando vado a piegare sono troppo vicino e poi magari mi dà fastidio nel momento in cui piego. Quindi ho lasciato questo mezzo centimetro. Questa semplicemente è la mia pagina, che mi è servita per fare la mia prima busta. Allora, come procediamo? Intanto vado, perché mi piace, a smussare i miei angolini così, perché questa fustellatrice che fa questi angoletti così a me piace da matti, io la uso tantissimo, la uso dappertutto, quindi mi piace di più. Vado a smussare gli angoli e, come al solito, a passare il distress su tutta la busta. Distress vintage photo, ok, andiamo a sporcare velocemente tutta la busta. Una volta finito di sporcare la mia busta con il distress, cosa faccio? Devo andare a chiudere i miei laterali. Però per chiudere i laterali io ho creato questa fisarmonica proprio perché volevo che rimanesse un po' di spessore nella mia busta. Ve la faccio vedere, ve la faccio rivedere qui, vedete, in questo modo, perché così rimane comoda ad aprire e ci sta anche un qualcosa di più spesso. Quindi per fare questo cosa ho fatto? Allora, ho tagliato, io ho preso della carta che avevo, vedete, della carta semplice che avevo stampato con delle righine per fare un altro lavoro, ma potete tranquillamente utilizzare della carta del pacchetto, qualsiasi pezzo di carta che avete va bene. L'unica cosa, dal momento che questa carta è sottile, perché comunque stiamo facendo delle buste con una carta da 80 grammi, cercate anche di fare i laterali con una carta sottile, perché se andate a mettere una carta troppo spessa, incollarla sulla carta così sottile non va bene, quando in questo caso il lavoro deve essere fatto, diciamo, con tutta la stessa grammatura di carta. Allora, praticamente cosa ho fatto? Ho tagliato questo pezzettino di carta che ha le dimensioni di 4, lo verifico, ma sì, 4 cm per 9,5, anche quasi 10, perché in realtà lo devo andare ad incollare, questa, sì, 10 va bene. Allora, 4 cm per 10, e sono andata a fare un piego ogni centimetro, quindi ci sono 3 pieghi a distanza da un centimetro l'uno dall'altro. Dopo aver fatto i pieghi, ho piegato in questo modo, vi faccio vedere, semplicemente così, e ho creato questa fisarmonica che mi darà lo spessore della mia busta. Adesso vado ad incollare la fisarmonica sulla busta. Potete incollarla o qua o là, è indifferente, comunque vi faccio vedere come. Allora, vado semplicemente a mettere la mia colla qui, così, e vado ad allinearla sul bordo, in questo modo qui. Semplice, chiaramente sono partita dal basso, perché chiudendo vedete che avevamo lasciato il mezzo centimetro, quindi dobbiamo fare in modo che questa parte qua rimanga leggermente più all'interno. Idem dall'altra parte, andiamo ad incollare, questa è un'operazione molto molto veloce, vedrete, quindi me lo giro per comodità, perché altrimenti vi metto la testa davanti alla telecamera e non si vede più nulla.
quindi vado ad incollare anche questo dall'altro lato, il mio osso fondamentale per schiacciare tutto, così, così. E adesso non devo fare nient'altro che andare a mettere la colla da tutte e due le parti, semplicemente così. E vado a chiudere la mia busta. Avete visto che è una cosa proprio facile facile e veloce veloce. Così e così. In questo modo siamo andati a creare la busta con lo spessore laterale affinché sia più cicciotta. Eccoci. Ora chiudo un attimo la mia colla perché sennò si secca la mia, col mio aghetto. Perfetto. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Praticamente vado a subito chiudere la mia busta con il nastro in questo modo qua. Io ho utilizzato questo pizzettino che è un po' grigino, quindi va bene con l'effetto, con il colore che c'è delle carte. Quindi vado a fare il mio fiocchettino semplice semplice qui, così, perché vado a fare subito questo, perché io voglio che praticamente il nastrino rimanga attaccato alla busta una volta che la apro. Infatti qua cosa avevo fatto? Avevo attaccato un'etichetta e avevo fermato, lo faccio vedere su una busta aperta qua, vedete? Ecco. Praticamente io ho incollato l'etichetta sul nastrino affinché rimanesse attaccata, che quando vado ad aprire il mio nastro è fermo. Ora in questo caso però faccio una cosa diversa, perché visto che utilizzerò le etichette per fare per unire le strutture, non utilizzo più l'etichetta per fare questo lavoro qui, ma utilizzo semplicemente, dunque vediamo un po', allora l'ho già fatto così perché sapete che non voglio mai farvi perdere tempo, ho tagliato semplicemente un pezzettino di libro che sono andata poi a sporcare sugli stress e poi ho fatto un fiorellino. Tra l'altro questo fiorellino, un'altra cosa che vi voglio far vedere, perché allora cosa ho fatto? Ritagliato un fiore che però in questo caso qui, allora vi faccio un po' vedere, io ho già realizzato le altre buste perché ve ne faccio vedere una, ma le altre le ho già realizzate. Allora in questo caso vedete, ho utilizzato un fiore che ho ritagliato dei miei, già fatto, cioè già così colorato, gli ho messo la perlina al centro eccetera. In questo caso, visto che già la base vedete che era bella bella colorata, cioè molto, non era semplice come questa, aveva più colori, mettere anche qui un fiore colorato mi sembrava troppo, quindi ho fatto un'altra cosa e ve lo faccio vedere perché è anche un'idea per utilizzare questi fiori, perché magari non vi viene in mente. Io cosa ho fatto? Ho tagliato il fiore e l'ho utilizzato dalla parte posteriore. Allora, in questo caso io ho fatto già un fiore e vado avanti così vi faccio vedere come finire la busta. Ma dopo vi faccio vedere proprio fisicamente come ho realizzato il fiore. Perché questo vuol dire che voi avete, quando stampate, avete sia i colori che ho utilizzato io, ma già la forma del fiore da ritagliare e da utilizzare colorata come meglio credete. Quindi è anche un modo, secondo me, per farvi vedere come si può utilizzare questo download. Quindi in questo caso vado semplicemente a incollare il mio foglio, pezzettino di libro, così vado a mettere la colla sia qua che sotto, così rimane ben incollato il tutto, più o meno centrato, non deve essere centrato al millimetro, non importa, e vado a bloccare il tutto con il libro, così. Dopodiché vado ad incollare il mio fiorellino, che dopo vi farò vedere come ho fatto. Così. In questo modo mi piace di più perché vedete
rimane un attimino più delicato, perché sapete che a me, so, chi mi segue da tanto ormai ha capito i miei gusti e quindi mi piacciono le cose non troppo pacchiane, cerco, però perlomeno pacchiane. Pacchiane poi non è vero, è relativo, ho detto una cosa che non va detta, perché è sempre questione di gusti, magari anche cose che faccio io possono essere pacchiane per qualcuno, quindi è tutto relativo. Allora, quindi questa è la busta, avete visto che è semplicissima da realizzare. Io, come vi dicevo, ne ho già realizzate, vi ho fatto vedere, ho già realizzato le altre due, cioè questa e questa. Quindi, nello specifico, ho utilizzato, giusto per farvi capire quello che vi dicevo prima, ho utilizzato questo foglio stampato su carta da tè. Per realizzare questa busta con la tecnica semplicissima che abbiamo utilizzato, vedete che è anche molto molto veloce. E vediamo se lo trovo. Eccolo qui, dovrebbe essere lui, sì. E questo foglio stampato sulla carta da tè per realizzare questa. Quindi vedete che è stata una cosa molto molto semplice. Ora, come vi dicevo, per unire tra di loro le buste, voglio provare a fare una cosa diversa da quella che ho fatto, sperando che venga come ce l'ho in mente, perché sarebbe un peccato se mi è venuto in, cioè ho pensato una cosa e poi non viene proprio come ce l'avevo in mente, però speriamo di no. Di solito quando decido di fare le cose, anche se le faccio per la prima volta, insomma, sono abbastanza accettabili. Non proprio tutto, delle volte devo rifare, però insomma, questa cosa qui secondo me può venire carina. Allora, l'idea è questa: utilizzare delle etichette per unire tra di loro le pagine, le buste. Allora, vediamo un po'. Io chiaramente mi sono stampata tutto, così ho già a posto. Anche se ne ho già usate tantissime, quindi non escluso che debba magari ritagliarmi qualcosa se non trovo quello che mi piace, ma adesso vediamo. Allora, vediamo un pochino qui tra fiori, etichette. Allora, intanto decidiamo l'ordine con cui vogliamo metterle e io le metterei così, ma questo è relativo, insomma, però. Io le metterei così, quindi praticamente cosa devo fare? Devo andare ad unire queste due buste in questo modo. Allora, invece di mettere la striscia per fare questo lavoro qua, voglio utilizzare delle etichette. Quindi, per esempio, in questo caso potrei usare un'etichetta questa. E anche un modo è così perché ho detto, ma potrebbe essere un sistema anche per cambiare un po', per provare a fare qualcosa di un pochino diverso. E poi mi piacerebbe anche magari fare così. Proviamo, secondo me viene carino. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Pensavo di fare una cosa del genere. Mettiamo due etichettine qui e una etichetta qua. O questa, sì. Quella mi piace, potrebbe essere un'idea. Allora, iniziamo a provare, vediamo un po' quello che viene fuori. Quindi, spostiamo tutto perché sennò qui c'è già troppo casino. Eccoci qua. Allora, io devo solo capire un attimo questo discorso qua. Sì. Allora, facciamo così. Attacchiamo metà etichetta, io farei così. Poi, se voi avete un'idea diversa, allora io decido di fare così. Vado ad attaccare metà etichetta, così. Quindi qui, poi tanto diciamo che il metà etichetta è relativo, non è che se non è proprio metà, non succede niente. Poi la vado a piegare in questo modo qui. Ok. Dopodiché
devo andare ad attaccare l'altro, però vado prima a prepararmi queste altre due. Allora, qua voglio metterle un po' sfalsate, che mi piacciono di più, per cui facciamo così, andiamo a incollare questa così, la mettiamo qui in questo modo qui, cerchiamo di metterla dritta perché altrimenti, anche sempre ad occhio, però cerchiamo di metterla dritta perché altrimenti poi rimane storta e incollata dall'altra parte, e questo qui un po' meno. In realtà questa cosa di usare le etichette così in questo modo mi è venuto in mente stamattina mentre stavo facendo colazione. Bah, voi direte, però stavo facendo colazione, ho detto no, aspetta un attimo, proviamo a fare una cosa un po' diversa, magari funziona. E quindi niente, è venuta fuori questa mia idea qua. Ora vado a piegare in questo modo a filo sia qua che qua, così, ok. E adesso semplicemente vado a mettere la colla in questo posto qui, così, una, due e tre, e vado ad incollare l'altra busta mettendola semplicemente a filo con quella sotto, ma semplice semplice, proprio così. Ok, in questo modo qua. Ok, quello che pensavo. Qui possiamo girare un attimino questo perché tanto è libero. Ok, guardate, volevo girare bene questo così si vede. Praticamente dobbiamo rifare questo fiocco qui, ma poco male, non mi ero accorta che... Ok, sì, così. Non mi ero accorta che si era girato il nastro, ma non c'è problema. Così rimane un lavoro ben fatto. Ok. Perfetto. Nello stesso modo andiamo ad attaccare l'ultima busta. Quindi facciamo la stessa cosa. Decidiamo le etichette da mettere. Allora, usiamo questa che non abbiamo ancora usato, questa qui così, e sotto potremmo metterne anche una rotonda, che non è male. Sì, così, mi piace l'idea. Quindi, stessa cosa. Vado a mettere la mia colla in questo modo qui, ok, e idem qui. Occhio solo a non schiacciare i nastrini. Perfetto, ora pieghiamo. Uno e due, così, mettiamo la colla, sì, in realtà non avevo pensato a come mettere colla, unire, ma non importa perché comunque è venuto una cosa semplicissima, avete visto, fattibilissima, niente di che. Quindi abbiamo uno e abbiamo due. Ok, a questo punto andiamo a fare la nostra copertina. Allora, per la copertina prendiamo, se lo trovo perché qui ho accartocciato tutto, allora vediamo un po' dov'è. Il foglio che ho stampato su cartoncino stesso, un attimo perché l'ho perso di vista, non è questo,
aiuto, l'ho messo, forse questo, sì, ho trovato, questo qui. Allora, praticamente avendo tagliato a 19 l'altezza delle mie tasche, delle mie buste, praticamente basta che io tiro via il bordino bianco dal contorno della mia carta e ho la misura perfetta per fare la copertina. Per quello vi dicevo che è molto semplice, perché non dovete neanche veramente star lì a prendere troppe misure, misurare. Basta togliere il bordino bianco, così, ok, da tutti e quattro i lati. Perfetto, e una volta tolto tutto andiamo a piegare per fare la copertina. Chiaramente devo un attimino passare il distress dappertutto, perché questo, lo sapete, non manca mai. Una volta passato il distress non dobbiamo fare nient'altro che prendere le nostre buste e andare a piegare la nostra copertina affinché ci stia dentro tranquillamente, ci siano dentro le nostre tasche. Quindi direi che così va bene. Mettiamo un segnettino qui, senza star lì a prendere misure né niente. Diamo una piegata, cercando di andare dritti, non come ho fatto io. Ok, così. Passiamo al distress anche qui. Ok. E ora praticamente non ci resta nient'altro da fare che andare ad incollare solo l'ultima busta sul fondo del mio album, in questo modo qui. Per cui vado a mettere la colla, vado ad incollare. Centriamo. Chiaramente le mie buste sono più piccole del foglio che ho utilizzato, in questo modo qui. Devo metterlo anche un po' più su, sì, perché ho messo troppo in basso. Aspettate che lo ricentro un po', tanto con la colla così si può. Così ci siamo, vado a schiacciare bene. Ok. E adesso dobbiamo semplicemente andare a chiudere la parte sopra, in questo modo qui. Quindi anche qua diamo un segnetto in modo che prenda la forma così. Come vi avevo anticipato, vi faccio vedere come ho realizzato il fiore questo qui, col contrario dei miei fiorellini, perché mi sembra un modo carino per farvi vedere che potete utilizzarli, perché così li avete già pronti, li ritagliate e poi li usate come meglio credete. Allora, io dovrei avere già qui dei fiori tagliati, perché così, ok, ne prendiamo uno, due, e uno di una mezza misura, che a questo punto vediamo un po' dov'è, non mi dite che non ce n'è, che devo tagliarlo, li ho quasi finiti, forza di usarli. Dunque, ora ci deve essere un fiorellino un pochino più piccolo, dov'è? Non lo vedo,
Ero convinta però di averlo. Aspettate un attimo. Ah, sì. Qui nel mio contenitorino ce ne sono altri, quindi eccolo qua. Perfetto. Quindi ne abbiamo due grandi, ne prendiamo due grandi e uno più piccolino. Ok. Quindi ho preso due fiori grandi della stessa misura e un intermedio. Adesso prendiamo un foglio. Con il mio distress, cosa ho fatto? Sono andata a sporcarli in questo modo qui, dall'esterno verso l'interno, in modo che nella parte esterna rimangano più scuri e nella parte interna più chiari, tutti e tre. Così. Una cosa anche velocissima. Perfetto. Poi sono andata semplicemente, ma molto molto velocemente, a lavorarli in questo modo. Allora, adesso chiaramente li devo lavorare dalla parte opposta perché questo è il fiore che rimarrà nella parte sotto, quindi vado proprio a fare una cosa velocissima così su tutti quanti per dare un po' di movimento ai petali. Tra l'altro non so se ve l'ho già detto in qualche video, ma una ragazza che ha comprato il mio Gabriella, oh, non vorrei dire un nome, mi sembra di sì, ma non vorrei dire, se non è quello il nome mi perdoni perché magari l'ho dimenticato, e mi ha fatto notare, mi ha mandato, messo anche la foto di recensione sul negozio e ha utilizzato per stamparli la carta fotografica lucida. E devo dire che sono venuti veramente carini, infatti mi ha dato un'idea perché io non li avevo ancora stampati sulla carta fotografica. E sono venuti molto belli. Carta fotografica poi lavorati in questo modo e proprio d'effetto, molto belli. Mi ha dato un'idea, infatti ho detto perfetto, io faccio le cose e poi giustamente siete voi che date le idee a me, bellissimo. E quindi colla e lo vado semplicemente a montare in questo modo. Metto due grossi, così, uno piccolino. Sono anche velocissimi, sia da montare che da ritagliare, ve l'ho già detto, perché hanno una forma che si taglia proprio in fretta, quindi comodissima. E poi vado a mettere un po', vado a mettere un pallino, direi questo. Una perlina questa che rosa va bene, rosa scuro, mettiamo al centro e mettiamo così. Per cui vedete che, guardate che carino. Quindi ho usato il distress vintage photo. Se avete un distress colorato, se avete dei pennarelli, se avete qualsiasi cosa degli acqua color, capite che ve li colorate al contrario, ve li ritagliate, avete già la forma e avete gli stessi fiori, quindi da abbinare a quelli colorati in quel modo con tutti i bordini neri, che quindi può essere un'idea anche fare un mix con magari qualcosa in tinta unita che rimane molto fine e molto carino. Quindi questa che era l'altra cosa che ci tenevo a farvi vedere come fare. Ora chiudo un attimo la mia colla perché sennò mi si secca. Mamma mia, non ci vedo niente, aiuto. Sempre peggio. Va bene. E quindi finiamo un attimino di la copertina dell'album. Allora, adesso non avevo ancora fatto i bordini perché volevo capire un attimino come veniva, ma a questo punto vado a tagliare a smussare i miei angolini. Con la mia fustella qui, che ok, 1 e 2, e vado un attimo a ripassare solo qui il distress perché sennò non c'è più. Perfetto. E vado a decorare la parte superiore. Anche questa io la decorerei semplicemente con un pezzettino di libro, visto che già la carta direi che di suo è bella decorata, quindi facciamo una cosa più semplice, metterei questo
qui così, che mi piace. Ok, poi qua c'è un fiorellino che avevo già fatto, quindi potremmo mettere un'etichettina qui con il fiore qua, visto che ne ho fatto uno, guardate, esageriamo, ne metto due, dipende, perché non mi devono andare a intralciare lì, se sono troppi ne mettiamo solo uno, ma sì, così ci dovrebbero stare. Allora mettiamo questa etichetta qua. Sono contenta perché con questo lavoro vi ho fatto vedere, ci tenevo veramente a farvi vedere come poter utilizzare i pacchettini, per soprattutto per le persone che veramente mi hanno dato fiducia, hanno comprato i pacchetti e io non avevo ancora fatto vedere niente di come utilizzarli, che era una cosa veramente che mi spiaceva, perché non era corretta. Invece così almeno vi ho fatto vedere, vedete che qui ho il fiore al contrario, quello che abbiamo colorato col distress. Qua vado a coprire la mia rosellina sotto, perché in questo momento nera non la voglio, e idem qua, facciamo così, vediamo, mettiamolo in alto così, perfetto. Vediamo se ci stanno anche due, vediamo un po' se ne ho, mi sembra di sì, vediamo se ci stanno bene le foglioline. Sì, ci stanno bene, perché così il fiore sembra più finito. Adesso poi ve lo faccio vedere da vicino, perché vedo che la luce qui mi riflette e non si vede, mi sembra molto bene. Mettiamone anche un'altra, sì, va, mettiamone un'altra qui. Queste sono sempre le foglioline del foglio dei, eccoci, sono carine, fanno subito, abbelliscono tutto queste foglioline qui. Mettiamo un'altra così. Ok, perfetto, direi che vi faccio vedere da vicino. E ora il nastrino, che a questo punto posso anche mettere uguale all'altro. Allora, aspettate un attimo, che chiudo la colla, ho la paranoia della colla, ma non mi va di lasciarla così, perché sennò si secca. E poi voglio farvi vedere i due lavori finiti, per farvi vedere la differenza con i due tipi di carta diversi. Allora, così avete un po' un'idea, lo chiudo così è più chiaro, facciamo tutti i fiocchettini in questo modo qui. Ok, perfetto. Allora guardate un po', questo su carta lucida bianca e questo su carta. Adesso in questo caso la copertina è sempre di cartoncino, ma ho utilizzato comunque, sono dei colori più caldi, però l'interno, guardate, proprio l'effetto più, questo qua molto più, diciamo anche un po' più moderno, più, e invece questo decisamente più vintage su questa carta qui, che a me piace da matti. Ah, un'altra cosa che non ho fatto, ma che voglio fare, è mettere qui anche una taschina. Adesso io non ho fatto le tag, non ho tagliato le tag come ho fatto qui, che avevo ricavato le buste, però forse avevo già la busta, vado a prendere un attimo la busta, sì, perché ce l'ho già, e così ve la faccio anche vedere come è venuta realizzata. Allora, questa è la busta che c'è nel kit, che io avevo già fatto dentro lo spostata col distress in questo modo qui, e qui volevo creare una piccola taschina che creerò semplicemente con un foglio di carta che potrebbe essere tipo questo. Adesso vi faccio vedere cosa in mente, un po' più corto così, sì,
sporchiamo col distresso. Ok. E poi sopra gli metterei questa etichetta qua così. Quindi facciamo, vado prima ad incollare questa solo qua sui bordi per un pezzettino qui. Così. Ok. Ora vado ad incollare questa, metto la colla solo non dappertutto perché la parte in alto uscirà fuori, voglio che esca fuori, quindi così. Ok, in questo modo qui. Adesso deve asciugarsi un attimino, ma l'idea è questa. Ok, metterò ancora un po' di colla qui perché perfetto, non l'avevo messa fino alla fine. Ok, così almeno un po' più, anche questa parte qui l'abbiamo finita, vedete le tre bustine con le etichettine che fanno da giunta. Ora mettiamo il nostro nastrino, che a questo punto metterei come quello che ho messo qui. Dov'è? Fammelo vedere, perché secondo me ci sta bene anche qua come colore. Sì, infatti. Allora andiamo a chiuderle tutte e due, così le vediamo vicine. Io il nastro non l'ho bloccato dietro, ma volendo, come vi ho già detto in altri lavori, se non volete che il nastro, se non volete che quando aprite il vostro album il nastro rimane libero e quindi col rischio di seminarlo, di perderlo, si può tranquillamente bloccarlo dietro. Ce la faccio a chiudere qua, cioè il velo che scivola è ok. Si può tranquillamente bloccarlo dietro come preferite. In questo caso si potrebbe mettere anche un'etichetta, visto che ho usato le etichette tipo così. Uno chiude l'etichetta. Anzi, posso anche farlo. Lo faccio così. Così, perfetto. Lo facciamo. Perché così il nastro non se ne va in giro. Che va sempre bene, perché rimane al centro, quindi mettiamo questo qui, ok, e chiudiamo. Guardate, ok, vedete, in questo modo quando io vado ad aprirlo il mio nastro rimarrà attaccato e non se ne va in giro. E a questo punto mi piace lo stesso colore perché sta bene, quindi mettiamo lo stesso colore anche di qua. Allora facciamo che chiudere prima, così facciamo la lunghezza giusta. A volte mi capita di tagliare i nastri, poi o l'ho tagliato troppo lungo, o se l'ho tagliato troppo lungo spreco, e a me non va di sprecare. Se l'ho tagliato troppo corto devo rifarlo e poi dico va bene, questo lo userò per qualcos'altro. Però in questo modo qui diciamo che si può fare anche così, così noi lo tagliamo dopo e siamo più tranquilli che vada bene. Quindi facciamo così, chiudiamo. Ok, sì, mi piace questo colore qua, gli dà un po' di brillantezza. Allora così, e andiamo a tagliare. Ok, così, perfetto. Così vediamo i due lavori finiti. Diversi,
ma uguali. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche idea in più per usare i miei pacchetti digitali, comunque cose che potete benissimo fare con il materiale che avete a vostra disposizione in casa, ma ci tenevo proprio a fare questo video perché per l'ennesima volta ringrazio chi ha comprato i miei pacchetti senza aver visto neanche come magari avevo in mente di utilizzarli. E spero comunque di avervi dato qualche suggerimento anche per quanto riguarda le stampe, come giostrarvi con i pacchetti digitali in generale, non solo con i miei. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciatemi un commento perché mi fa sempre piacere leggere i commenti e sapere quello che ne pensate, quelle che sono le vostre impressioni sui miei tutorials. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!